La riforma sanitaria presto arriverà in aula e l'ATS sarà soltanto un brutto ricordo. Il nuovo assetto garantirà una sanità migliore, più vicina ai territori e alle esigenze delle comunità. In questa fase bisogna comunque lavorare per sistemare il disastro che abbiamo trovato, anche se alcune scelte dell'ATS sembrano proseguire sulla stessa cattiva strada, nonostante siano cambiati i manager che guidano l'azienda. E quanto scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Pierluigi Saiu, che ha presentato insieme ai colleghi Elena Fancello e Giuseppe Talana su un'interrogazione urgente all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. L'ATS ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato di operatori sociosanitari soltanto per le sedi di Olbia, Sassari, Carboni, a San Luri e Cagliari, nessuna assunzione per la ASL di Nuoro. Eppure, rilevano i consiglieri Saiu, Fancello e Talanas, carenze di personale ce ne sono anche a Nuoro. Per questa ragione vogliamo capire cosa succede in ATS, vogliamo sapere per quale ragione ancora una volta la sanità nuorese venga trattata in questo modo. Il consigliere regionale della Lega sottolinea: nell'ultimo anno più di una volta l'assessore Nieddu è intervenuto per risolvere i problemi del nostro territorio e lo ha fatto con successo. La sanità nuorese, prosegue Saiu, ha dimostrato di essere un'eccellenza anche nell'emergenza Covid. Nelle nostre strutture ospedaliere, in particolare all'ospedale San Francesco, non si sono verificati i problemi che sono emersi da altre parti ed è stata fornita assistenza a malati provenienti anche da altri territori. La nostra sanità merita rispetto e considerazione. I reparti devono essere messi nelle condizioni di lavorare bene. Ci sono squilibri insopportabili tra presidi e territori. Non si può continuare a sacrificare Nuoro. I numeri parlano da soli, concludono i tre consiglieri nuorese. A seguito di questo intervento il rapporto operatore posto letto sarebbe di 0,75 a Sassari e a Nusei e di appena 0,54 a Nuoro. Il fabbisogno di operatori sociosanitari nella nostra ASL è di oltre 70 unità. L'ATS non può continuare così, non permetteremo che si portino avanti provvedimenti che indeboliscono la nostra sanità.